permette a Livorno di cacciare il Foggia e di trascinarlo un po' all'inferno, all'ultimo posto in questo. Ad ascoltare il grande protagonista di questa partita, Alino Diamanti con Salvatore Marino. Sì, un calciatore totale abbiamo visto oggi, hai fatto tutto, ti sei preso l'applauso, hai fatto il giro, questa vittoria valeva troppo e te la sei proprio sentita tua. Sì, è una bella partita, dai, sono contento molto per i ragazzi perché è difficile perdere tante partite consecutive, pareggiare, non trovare mai una soddisfazione, non è facile crescere in questa, con le sconfitte. Sono contento, abbiamo fatto una bella partita, ora a testa bassa e pensiamo a Palermo che è una partita difficilissima. Questa fase di crescita che si è notata ultimamente del Livorno è una crescita dell'orgoglio della squadra o del lavoro che sta facendo questa squadra? Sì, sì, no, del lavoro, sono tutti bravi ragazzi e secondo me anche troppo e sono merita questa vittoria. Chiaramente siamo sempre lì ultimi, non sappiamo, chiaramente non si è fatto niente, però andiamo avanti con questa strada, lavoriamo, testa bassa e via. Quando dici anche troppo vuol dire che mancava magari un pizzico di malizia che forse oggi nel primo tempo soprattutto si è vista nel Livorno. Sì, sì, non è che mancava, manca ancora, perché non è che la partita cura tutti i mali. Piano piano, step, bisogna sempre di più incrementare questa cosa. È piaciuto molto quando sei andato sotto e hai chiamato proprio il tifo. Sembri in questo momento il giocatore anche capace di accendere un po' lo stadio che magari non vi segue col sostegno iniziale. No, non ci segue, è normale che anche loro hanno bisogno di entusiasmo. E io e i ragazzi facciamo di tutto per trasmetterlo, però loro sono sempre presenti. Il pubblico vabbè, dillo tu. Ok, ma punti alla doppia cifra o no? Non ci pensi neanche, è un'altra cosa. Punto a fare una bella doccia calda. Ciao. Grazie a Salvatore Marino, abbiamo sentito anche Diamanti, autentico trascinatore di questa partita, di questo Livorno che esce con il pugno al cielo per festeggiare un successo assolutamente fondamentale. Andiamo a vedere anche dalle statistiche che cosa è emerso in questo match con i 9 tiri in porta del Livorno che vanno a suggellare una supremazia molto netta della formazione di Breda che si è soprattutto materializzata poi con il Livorno, reduce da un periodo di grande difficoltà, addirittura ha perso 4 delle ultime 5 partite, solo un pareggio. C'è il momento di ricordare anche Gigi Radice, morto venerdì, 83 anni, grande personaggio del nostro calcio. Il Foggia che reduce da 5 pareggi consecutivi, non vince da oltre 2 mesi. Il lancio profondo, Canessa prova il controllo, da Mazzoni, Canessa, arriva Diamanti che col destro fulmina Pizzarri che ha responsabilità. E il primo gol del Livorno col piede destro in questo campionato lo segna un mancino puro come Diamanti, trovando la responsabile collaborazione da parte di Pizzarri. Al quarto minuto di Livorno è già avanti. Krager, la sua conclusione diventa un assist per Cicirelli sulla respinta di Dainelli, molto reattivo il numero 17, ma Mazzoni inchioda il pallone a terra. Poi Diamanti ha un pensiero ambizioso, stupendo, calcia, Pizzarri alza il pallone sulla traversa, era diretto in porta il tiro di Diamanti, scagliato da prima della linea di centrocampo, assolutamente straordinario e decisivo l'intervento di Pizzarri a negare un gol che sarebbe rimasto negli annali. Intervento di Canessa sul Camporese produce un infortunio pesante per il difensore, costretto ad uscire per far entrare lo Iacono, che entra al 25esimo e al 30esimo, guardate come va a raccogliere questo cross di Iemmello, depositandolo in rete alle spalle di Mazzoni, che si arrabbia perché ritiene che il cross di Iemmello sia uscito. Qui rivediamo quello che possiamo, naturalmente con questa inquadratura il pallone sembra comunque non essere uscito tutto, la deviazione decisiva di Loiacono per l'1-1. Insiste ancora il Livorno con Ranieri decisivo a protezione di Pizzarri. Questa è l'ultima emozione del primo tempo sul cross di Fazzi e il tentativo di intervento da parte di Rajčević. Grande tensione nel primo tempo, è costretto a ricorrere spesso al cartellino, saranno 5 alla fine dei primi 45 minuti di gioco. Poi il miracolo di Pizzarri sull'intervento e l'estirata di Rajčević. È la prima occasione della ripresa che ci racconta di un Livorno aggressivo. Sul calcio d'angolo, Variani scarica per Diamanti, il colpo di testa tentato da parte di Dainelli che illude Pizzarri, il gol è tutto di Diamanti, come va
a sottolineare sotto la curva per il 2-1 di Livorno, con una traiettoria velenosa ad eludere l'intervento da parte di Bizzarri. La zingarata di Ranieri immediatamente può ristabilire la parità. È sfortunato, la sua conclusione viene deviata. Rajčević passa in mezzo a due, poi calcia Bizzarri qui. Ancora un'indecisione, riesce comunque ad essere efficace nella respinta. Partita aperta fino a quando il Livorno non decide di accelerare. Lo fa prima con Murillo, entrato a seminare il panico nella difesa del Foggia. Qui cerca la soluzione individuale, Bizzarri la tiene, la allontana, entra anche Bruno, sarà un'altra mossa decisiva per l'esordiente, il classe 99 Canessa. Bruno segue questa azione che parte in velocità con Murillo, Diamante, un contropiede, un 2 contro 2, Bruno la chiede, la vuole, lo ottiene da Diamanti, poi calcia in porta il gol del 3-1, il gol del definitivo 3-1 da Bruno, appena entrato, decisivi questa volta i cambi dall'una e dall'altra parte. Ancora il servizio di Agazzi per Murillo, che vuole segnare il primo gol in Serie B. Si arrabbia moltissimo, questa volta l'errore è principalmente